Si sono aggiudicati un riconoscimento speciale per aver svolto con passione il proprio lavoro, ma soprattutto per aver contribuito al rilancio dell'immagine di Napoli agli occhi di cittadini e turisti. Sono l'agente della municipale Massimo De Luca per aver scoperto abusi edilizi nel complesso di Santa Chiara ed il tassista Davide Foggia, distinto per la riconsegna di un violino di particolare valore, i due vincitori della seconda edizione del concorso Welcome to Napoli, promosso da Federalberghi per valorizzare l'attività svolta quotidianamente dagli operatori della mobilità. Questo fa bene, l'importante che la gente ci stia vicino. Quando si è ai blocchi bisogna anche un attimino vedere il sacrificio di queste persone che sotto al sole rimangono per ore, oppure sono lì a dirigere il traffico, fanno anche tutte altre attività eccetera. Basta un sorriso per motivarli ancora di più. Riceviamo spesso dai cittadini anche molte segnalazioni negative, in particolare su alcune categorie come i taxisti, invece ne riceviamo anche di positive e oggi vogliamo premiare quello proprio per incoraggiare tutti quanti a comportamenti migliori e anche per dare questa immagine reale di una Napoli che non è fatta solo di cose non buone, ma anche fatta di cose positive, di comportamenti corretti anche da parte di chi presta assistenza e servizi ai cittadini. Il progetto, condiviso dall'amministrazione comunale, si rivolge a vigili e tassisti che si sono contraddistinti per il loro impegno a servizio della città. Un'apposita commissione ha valutato le segnalazioni di turisti e cittadini pervenute tramite il sito del Mattino e quello del Comune ed individuato i 10 candidati più meritevoli. Una modalità che dà una premialità, ma che è simbolicamente un'occasione per dire su che direzione noi dobbiamo lavorare, cioè rafforzare appunto la capacità di accoglienza, le competenze dell'accoglienza e di farlo in un progetto di sistema. Ma insieme agli operatori degli interlocutori del turismo diventa un'occasione importante. Per i primi due vincitori di ciascuna categoria una crociera MSC per due persone, al secondo e al terzo classificato andrà invece un soggiorno di coppia in una capitale europea.